Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi finalmente il video in cui vi mostro il mio nuovo tappeto. Ho appena sfoderato tutto il letto, cioè appena ho tolto tutto dal letto, quindi lo faremo insieme. In più devo anche cambiare il copripiumino perché comunque è da parecchio che non lo cambio, quindi faremo anche quello. In più in questo video vedrete la ricetta dei tacos e del mio riso fritto. I tacos sono venuti buonissimi. In più sistemeremo delle cose giù, le ultime cose che dovevo sistemare di decorazione. E comunque vi lascio il video e spero tanto che io vi riesca a tenere compagnia. Ecco qua ragazze, comincio aspirando il materasso e poi l'ho anche girato. Adesso tolgo il copripiumino che avevo prima e metto un nuovo copripiumino di H&M Home che avevo acquistato l'anno scorso e devo dire che mi piace molto perché ha un colore molto tenue e delicato. Poi ragazze, ho anche girato il materasso. And in a room full of people we lost our sight. Ed eccoci qua ragazze, mi sono fatta aiutare da mio marito perché non riuscivo a spostare il letto da sola, ma come vedete ho messo un tappeto più piccolo di quello che avevo prima, così insomma non va troppo sotto al letto riempendosi solo di polvere. E comunque a me questo tappeto piace molto e devo dire che ha avuto un costo molto molto accessibile. Strangers again, strangers again. Ragazze, ecco l'overview finale della mia stanza da letto. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. You fire.
Allora ragazze, qui stavo appunto cambiando la cesta che ho sul tavolo, sul mio coffee table, perché come vi ho detto nel video precedente, quando vi ho fatto vedere l'acquisto di questa cesta, vi ho detto che appunto mio figlio aveva ricoperto, cosparso, insomma, la cesta piena di yogurt, quindi ho dovuto cambiarlo. E poi insomma sto aggiungendo semplicemente dei tulipani bianchi che ho semplicemente acquistato su Amazon e sono davvero super carini. Poi ragazzi, ho acquistato questi due portasaponi, erano vuoti, però ne ho preso uno per il sapone per le mani e un altro per il sapone per i piatti, da tenere insomma su quel piedistallo con una piantina, in modo insomma da caricarli con il sapone per le mani e il sapone per i piatti, per far sì insomma che siano sempre in ordine, e devo dire che sono super carini. Eccoci qua ragazze, passiamo alla preparazione dei tacos e del riso fritto. Allora, per prima cosa metto a soffriggere del macinato di vitello e poi passo alla preparazione degli ingredienti per il riso fritto, che sono funghi, carote, la cipolla, però non uso la cipolla rossa ma uso la cipolla bianca. La cipolla rossa sarà per i tacos e poi piselli. Dopo aver fatto soffriggere il manzo, aggiungo le spezie che io ho comprato già mischiato, ma vi dico le spezie che dovreste usare, che sono peperoncino, cumino, aglio in polvere, pepe nero, sale e oregano. E poi aggiungo anche 3 cucchiai di passata di pomodoro e faccio cuocere. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do. Ragazzi, quando le verdure sono pronte, appunto aggiungo tutto in padella con un po' di olio di olivo oppure dell'olio di, qua si chiama sesame oil, non so in Italia come si chiami, e un po' di salsa di soia, e poi aggiungo il riso e mischio tutto, e insomma poi aggiustate di sale, però io metto poco sale perché la salsa di soia contiene molto sale, quindi insomma faccio cuocere tutto e mischio tutto, e poi veramente questo ci vuole molto molto poco per cuocere. What's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than. Ragazze, io aggiungo anche due uova, però ovviamente è a preferenza vostra, io le adoro le uova nel riso e vi faccio vedere il risultato finale, devo dire che è venuto buonissimo. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Dopo il riso, ragazze, passiamo alla preparazione finalmente dei tacos. Io qui stavo facendo il guacamole, ho aggiunto semplicemente, ho schiacciato l'avocado, ho aggiunto mezzo lime e poi un po' di sale e un po' di pepe.
poi taglio l'insalata veramente in modo molto sottile, poi taglierò dei pomodorini piccoli, una cipolla, poi andrò ad aggiungere anche il formaggio qui, il cheddar cheese e infine un po' di sour cream sopra. Ragazze, se da voi appunto la sour cream non si trova o la panna acida, basta semplicemente prendere del yogurt greco, quello là, insomma, plain, senza niente, bianco, e aggiungere un po' di lime. E semplicemente mia zia lo fa così quando lo fa in Italia, e devo dire che a lei piace molto, quindi potete risolvere così. To settle down, day nights and late nights don't kid around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you. Get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say. Ecco qui ragazze, assembliamo i tacos e devo dire che erano buonissimi. Fatemi sapere insomma se li farete e se vi piacciono. Comunque vi volevo ringraziare ognuna di voi per essere state qui con me anche oggi. Grazie mille per aver guardato il video ragazze, vi voglio bene, ciao, un abbraccio.